Bene, allora intanto adesso ringraziare la presidenza dell'INCEI per darmi questa opportunità di presentare alcuni dei risultati più interessanti, a mio avviso, che sono sviluppati in questo campo della fisica, della fisica atomica e di cui vorrei sintetizzare un po' gli aspetti più salienti in questa presentazione. Nella mia scelta di presentare vari argomenti, evidentemente ho seguito anche un po' dei miei gusti personali e quindi non tutte le cose importanti che sono avvenute in questo campo troveranno spazio qui per motivi di tempo, e quindi già questo mi scuso in anticipo se c'ho cose importanti che non saranno menzionate. Come vedrete dalla presentazione, la quantità di fenomeni fisici interessanti che emergono in questo campo della fisica è superiore, molto superiore all'aspettativa, soprattutto se pensiamo che all'inizio, quando nel 1995, quindi meno di 30 anni fa, fu realizzata la condensazione di Bose-Einstein in laboratorio, e questa è una delle immagini, una delle prime immagini realizzate, la comunità di fisici non atomici considerava la condensazione di Bose-Einstein nei gas atomici un evento importante, ma non così ricco di prospettive. E invece, cioè, essenzialmente il commento iniziale era: tutto sommato, questi sono gas atomici molto diluiti, interagiscono poco, cosa c'è di veramente interessante dietro a queste nuove scoperte? Come vedremo, la varietà di problematiche scientifiche che questo campo di fisica ha aperto è notevole. Ecco, questa immagine mette in luce innanzitutto la scala di temperature a cui noi facciamo riferimento. Questa è una delle prime immagini realizzata a Boulder, in Colorado, da Eric Cornell, che poi vinse per questo, insieme a Ketterle e a Weimann, il premio Nobel per la fisica. Vedete subito che le temperature rilevanti sono date in scala di nanokelvin. Nanokelvin significa 10 alla meno 9 gradi Kelvin, ed è una temperatura ovviamente sopra lo zero assoluto, straordinariamente bassa, che adesso è diventata d'uso comune nel nostro settore, ma rimane pur sempre una temperatura straordinariamente bassa. E qui vorrei mettere in evidenza la scala delle temperature in cui fenomeni fisici e realtà importanti dell'universo e di cosa si realizza in laboratorio hanno un ruolo importante. Questa è una scala logaritmica, cioè ogni tacchetta significa un aumento o un abbassamento di un fattore 10, e qui vediamo che in questa scala le temperature in cui viviamo noi, che sono tra la temperatura di congelamento dell'acqua e della bollitura dell'acqua, sono estremamente vicine, ma non solo queste temperature sono molto vicine tra di loro, ma anche la temperatura del Sole, che a noi sembra una temperatura straordinariamente alta, in questa scala si schiaccia molto vicino alle temperature della Terra. E se andiamo verso il basso in temperature, scopriamo scale di temperature importanti che hanno giocato un ruolo importante nella fisica e nella scienza in generale, come ad esempio la temperatura dell'ordine del grado Kelvin, dove abbiamo i fenomeni della superfluidità e della superconduttività, e nonché una temperatura importante che è la temperatura della radiazione cosmica, che è circa 4 gradi Kelvin. E queste temperature sono molto basse, ovviamente, hanno rappresentato fino a 30 anni fa un record delle basse temperature, ma negli ultimi decenni la fisica atomica è riuscita a produrre
grazie a avanzamenti tecnologici straordinari, la possibilità di abbassare e di raggiungere temperature ancora molto più basse. E qui vediamo come, mediante tecniche che qui sono rapidamente elencate, di cui parlerò brevissimamente, si riescono a raggiungere temperature dove si verificano i fenomeni fisici nuovi di cui accennavo, e in particolare la fisica quantistica dei gas atomici. Allora, la prima domanda è: perché abbiamo bisogno di queste temperature così basse per raggiungere, per esempio, la condensazione di Bose-Einstein? Il punto è che a temperature basse noi dobbiamo andare per mettere in evidenza gli effetti quantistici, e cioè la natura ondulatoria della materia. Secondo le prescrizioni di De Broglie, ogni particella possiede un'onda, e questa onda è associata anche un'onda termica, che è fissata dalle velocità e dalle quantità di moto possedute dagli atomi, e che è fissata, appunto, va come l'inverso della radice della temperatura. Allora, quando uno decresce molto la temperatura, succede che la distanza media tra gli atomi comincia a essere paragonabile alla lunghezza termica associata all'effetto quantistico. E a temperature più basse succede che gli atomi perdono la loro individualità come oggetti, come particelle, ma assumono una natura ondulatoria. E questo fenomeno è alla base della condensazione di Bose-Einstein, che fu predetta come fenomeno ancora 100 anni fa da Bose e Einstein, e in particolare da Einstein, perché Bose introdusse il concetto della natura bosonica, che poi fu chiamata bosonica, in cui molti atomi, molte particelle, fotoni nel suo caso, possono avere occupare lo stesso stato fisico. Einstein estese questa idea agli atomi e introdusse per la prima volta il concetto di condensato. E cos'è la condensazione di Bose-Einstein? In maniera semplice e schematica, tra l'altro questa è un'immagine che fu preparata da Ketterle, uno dei vincitori del premio Nobel per la condensazione di Bose-Einstein. La rappresentazione pittorica che emerge in maniera semplice da questa slide è che ad alte temperature gli atomi si comportano come palle da biliardo, essenzialmente, come particelle classiche che possono urtare, ma senza esibire effetti importanti dal punto di vista quantistico. Quando noi abbassiamo la temperatura, succede che la natura ondulatoria di questi atomi comincia a essere importante, è talmente importante che alla fine, quando siamo idealmente a T uguale a zero, tutti gli atomi si comportano come un'unica onda, un'onda macroscopica di materia, che rappresenta il fenomeno, appunto, della condensazione di Bose-Einstein. Questo fenomeno della condensazione di Bose-Einstein, predetto 100 anni fa, fu l'oggetto di moltissimi studi e ricerche sperimentali, che sono state anche abbastanza frustranti per la difficoltà di realizzare queste condizioni di basse temperature nel caso dei gas atomici appunto disponibili in laboratorio. E qual è la difficoltà principale? Che se noi raffreddiamo troppo la temperatura, il gas subisce una transizione di fase, prima alla fase liquida, poi alla fase solida, e si perde la possibilità di delocalizzazione, che è fondamentale per avere il fenomeno della condensazione di Bose-Einstein. Per fortuna è possibile realizzare questi gas atomici in condizioni che non sono di equilibrio termodinamico, perché in condizioni di equilibrio termodinamico diventerebbero dei liquidi o dei cristalli,
ma in condizioni metastabili che possono avere un tempo di vita abbastanza lungo e sufficiente per realizzare le fasi nuove della materia predette dalla meccanica quantistica. Ovviamente è importante che questo avvenga a densità basse, perché gli atomi devono essere abbastanza lontani tra di loro per non dar luogo a, appunto, a fenomeni di formazioni molecolari, formazioni cristalline. E questo pone dei problemi seri sulle densità che noi possiamo, che noi dobbiamo raggiungere per realizzare la condensazione di Bose-Einstein. Quindi temperature, densità basse, significa temperature molto basse per avere gli effetti quantistici. E qui nascono le scommesse della fisica atomica che hanno permesso con successo di raggiungere questi regimi assolutamente straordinari, fino a 30 anni fa impossibili da realizzare. E quindi le domande importanti che vorrei, la prima brevemente, la seconda un po' più in maniera più ricca, a discutere, sono: da prima, com'è che riusciamo a realizzare queste temperature così basse e raggiungere la condensazione di Bose-Einstein? La seconda domanda è: quali sono le caratteristiche importanti che emergono una volta che noi realizziamo la cosiddetta degenerazione quantistica, che significa andare a temperature dove gli effetti quantistici diventano cruciali. Allora, per realizzare la condensazione di Bose-Einstein nei gas atomici ci vogliono alcune condizioni importanti che qui riassumo brevemente. Innanzitutto è importante intrappolare questi gas atomici e tenerli lontani dalle pareti di un recipiente, che ovviamente sono a temperature molto più alte, e questo avviene usando campi magnetici oppure ottici. Poi ci vogliono condizioni di ultravuoto per evitare che questi atomi, collidendo con delle molecole o atomi di altre specie che si trovano intrappolate anch'esse, producano un riscaldamento del gas atomico e quindi vanificando gli effetti quantistici che noi vogliamo realizzare. Come dicevo prima, dobbiamo avere gas atomici molto diluiti per evitare fenomeni di cristallizzazione, e quindi necessariamente temperature ultrabasse. E per questo motivo è necessario realizzare nuove tecnologie di raffreddamento che sono state appunto implementate già all'inizio degli anni '80, ma che sono diventate successful solo negli anni '90, dando luogo alle nuove fasi della materia che appunto sono assicurate dalla condensazione di Bose-Einstein. Queste tecnologie, che sono numerose, quindi fenomeni di trappolamento, di vuoto, di raffreddamento, sono state possibili grazie allo sviluppo di nuove tecnologie della fisica atomica, che hanno rivitalizzato il settore della fisica atomica in maniera clamorosa, dando luogo a un nuovo campo di ricerca che si è sviluppato tantissimo in questi ultimi 30 anni. Ecco, qui un'immagine che dà un'idea di quali sono le condizioni di un tipico laboratorio dove si lavora con i condensati. Questo è un laboratorio, una foto fatta nel laboratorio di Gila, dove è stata realizzata per la prima volta la condensazione di Bose-Einstein. E qui vedete una cella delle dimensioni di un decimetro, dove all'interno si realizza il vuoto e dove sono confinati gli atomi da campi magnetici che, per esempio, qui sono generati da queste bobine che creano il campo magnetico confinante. Poi ci sono i laser che, oltre a guidare e pilotare questi atomi, alla fine sono cruciali per fare le misure e rivelarne le proprietà mediante appunto l'interazione tra le onde elettromagnetiche del laser e gli atomi stessi.
Come dicevo, questi risultati nel 1995 hanno portato alla prima realizzazione sperimentale della condensazione di Bose-Einstein, in cui i gas atomici che a temperature più elevate occupano una distribuzione di velocità molto diluita e descritta da funzioni gaussiane tipiche dei gas classici, a temperature molto più basse si stringono e tendono a occupare un unico stato in cui tutti gli atomi occupano lo stesso stato e che sono quindi sperimentalmente osservabili mediante la formazione di un picco nella distribuzione dei momenti. Realizzazioni hanno dato luogo immediatamente, subito dopo la realizzazione, a due premi Nobel. Il primo premio Nobel nel 97, che fu dato non ai realizzatori della condensazione di Bose-Einstein, ma a tre scienziati, Stephen Chu, Claude Coin-Tanuji e William Phillips, che hanno sviluppato le tecniche di intrappolamento e di raffreddamento degli atomi che poi hanno sviluppato le tecniche che hanno permesso la realizzazione della condensazione di Bose-Einstein. Va detto che nel 95 fu fatta la prima realizzazione. Nel 96 già la gente nella nostra comunità si aspettava che il premio Nobel sarebbe stato assegnato ai realizzatori della condensazione. Invece fu dato, giustamente, per dare giusto merito, a chi aveva realizzato e aperto la strada per questa realizzazione. E tant'è vero che poi, 4 anni dopo, il premio Nobel fu assegnato a Eric Cornell, Wolfgang Kettel e Carl Wieman, che furono i tre sperimentali, i leader dei gruppi che hanno realizzato la condensazione di Bose-Einstein. Notate l'età giovane di queste persone, Eric Cornell penso che avesse meno di 40 anni quando ha vinto il premio Nobel. A proposito della discussione che c'è stata stamattina su qual è l'età in cui gli scienziati, perlomeno i fisici, riescono ad essere maggiormente produttivi e a realizzare le grandi scoperte, avventure della scienza, questo è un esempio che conferma l'età giovane, che è stata riconosciuta anche a livello dei premi Nobel, perché spesso i premi Nobel vengono assegnati a età molto più avanzata per ricerche e raggiungimenti ottenuti molti anni prima. Nel caso, per esempio, di Eric Cornell e Wolfgang Ketterle, questa è stata un po' un'eccezione, perché immediatamente il premio Nobel è stato dato a distanza di 6 anni dalla realizzazione della condensazione di Bose-Einstein. Dopo questa prima realizzazione, le attività sperimentali e teoriche si sono sviluppate moltissimo. E questo è diventato, questo campo di ricerca è diventato un settore di interesse fondamentale con possibilità anche di tipo applicativo, come un laboratorio per studiare i fenomeni quantistici. Oggigiorno con gli atomi ultrafreddi è possibile studiare i fenomeni quantistici in una varietà di condizioni e di situazioni che è in continuo sviluppo e continua crescita. La condensazione di Bose-Einstein in Italia è stata realizzata in 3 sedi, a Firenze, a Pisa e a Trento. Il coinvolgimento di fisici sperimentali e teorici è stato fortissimo in questi ultimi decenni. Vorrei qui mettere, dal punto di vista teorico, in particolare dare un peso particolare al ruolo che ha avuto il primo sviluppo della teoria della condensazione di Bose-Einstein, grazie a degli articoli fondamentali che furono scritti da Gross e Pitajewski. E questi lavori hanno dato luogo a un'equazione, l'equazione di Gross e Pitajewski, che voi vedete qui, che è stata
inventata nel 61, ma che tuttora viene utilizzata sistematicamente con tutti gli sviluppi, ovviamente per adattarla alle configurazioni più nuove e più interessanti che negli ultimi anni hanno permesso di far avanzare il settore, questo settore di fisica. Vorrei segnalare che l'equazione Gross-Piteiesky è un'equazione quantistica e dipende esplicitamente dalla costante di Planck. Però è un'equazione che non è per una funzione d'onda, ma è per un campo classico, e che è essenzialmente la funzione d'onda del parametro d'ordine. E in questa equazione la non linearità, che è causata dalle interazioni, gioca un ruolo importante. E qui vorrei ricordare una cosa interessante, perché Lev Piteiesky, che purtroppo ci ha lasciato nell'agosto dell'anno scorso, era stato uno dei più ultimi allievi di Landau, e con lui ho avuto moltissimi rapporti, perché lui è stato a Trento per 30 anni, a partire dalla fine degli anni Ottanta, e con cui abbiamo collaborato molto. E un memorial per Lev Piteiesky lo stiamo organizzando proprio qui ai Lincei alla fine del mese di maggio. E mi raccontava che quando lui scrisse questa equazione, all'epoca, siccome lui era giovane, aveva 20, 25, 26 anni, aveva fatto leggere l'articolo a Landau, il quale supervisionava tutti i giovani ricercatori dell'Istituto Kapitza di Mosca. E Landau era un po' perplesso su questa equazione, il che causò anche dei ritardi nella sua pubblicazione, nella sua sottomissione alle riviste, perché è un'equazione non lineare. Questo termine qui è un termine non lineare, e Landau diceva: è un po' strana questa equazione perché in qualche modo viola la linearità delle equazioni di Schrödinger, che sono una delle basi fondamentali della meccanica quantistica. E Landau in quell'occasione si dimostrò, diciamo, di non aver intuito la cosa importante, che la non linearità non solo è consistente con la pensiera concettuale, perché questa è un'equazione quantistica, ma non un'equazione per la funzione d'onda, ma è un'equazione per il parametro d'ordine, e che la non linearità è alla base dei fenomeni fisici più importanti che sono predetti da questa equazione, come l'esistenza di vortici, solitoni, e tutta la fisica della superfluidità si basa sulla non linearità dell'equazione di Gross-Piteiesky. Quali sono le caratteristiche importanti esibite dalle condensazioni? Ecco, qui io elenco una serie di risultati importanti, anche ordinandoli nei tempi, partendo dagli inizi, per far vedere come è cresciuto e sta crescendo questo campo di ricerca. Questo è sbagliato. Ecco qui. Allora, innanzitutto nel 96, quindi un anno dopo, ci sono stati due esperimenti importanti. Il primo è questo che vedete qui, è il fatto che questi gas atomici possono interferire tra di loro e quindi comportarsi come delle onde. Quindi questa è la dimostrazione che questi condensati di Bose-Einstein sono delle onde, e come onde possono interferire. Questo è stato un lavoro fondamentale, perché la natura dell'interferenza è legata alla coerenza di questi sistemi in molti corpi, ed è la caratteristica fondamentale degli atomi ultrafreddi. Praticamente nello stesso anno, sempre nel gruppo dell'MIT, ma anche al laboratorio di Boulder in Colorado, furono osservati dei fenomeni legati alla superfluidità, in particolare la possibilità di una dinamica collettiva, e qui io ho voluto indicare anche il contributo importante che a Trento noi abbiamo dato dal punto di vista teorico alla comprensione della superfluidità dei gas atomici ultrafreddi, che ha permesso di spiegare e di predire i fenomeni fisici
della condensazione. Io ricordo che una conferenza che si tenne a Lesusche nel febbraio del 96, io avevo presentato la teoria sui moti collettivi basata sulla superfluidità dei gas atomici, e alla fine del mio talk sia Eric Cornell che Coetelle vennero da me e mi dissero: ah, ma questo è un esperimento facile da fare. E tornarono a casa e in giro di 2 mesi pubblicarono il lavoro e riuscirono a pubblicarlo prima del mio lavoro teorico, che però arrivò subito dopo, e quindi no, io non mi lamento di questo, ma questo per dare un'idea di come anche la relazione, questo è un punto importante che vorrei sottolineare, tra fisici teorici e fisici sperimentali sia stata e sia tuttora fondamentale in questo campo. E penso che ci siano pochi campi della fisica, perlomeno, dove questa interazione è così sistematica e attiva e ha trovato quindi la possibilità di un impatto importante del mondo teorico sul mondo sperimentale e viceversa. In Italia noi abbiamo avuto sempre molti rapporti costruttivi a questo livello con il gruppo di Firenze e col quale continuiamo a interagire con risultati diciamo molto soddisfacenti. Nel 99 nel Ketterle all'MIT riuscì a realizzare un passaggio importantissimo, cioè la possibilità di modificare l'interazione tra gli atomi. Quindi quel parametro che entra nell'equazione di Gross-Peteyski è quella costante di accoppiamento che entra nel termine non lineare, può essere manipolato grazie alle risonanze di Feinstein, il concetto di origine che viene dalla fisica nucleare, che permette di modificare la lunghezza di scattering a piacere. Oggigiorno questa è la tecnica di modifica dell'interazione grazie alle risonanze di Feinstein, è uno degli approcci più versatili per arricchire i panorami delle configurazioni che si possono realizzare. Per esempio, uno degli impatti importanti, come vedremo fra breve, è la realizzazione della superfluidità nei sistemi fermionici e il raggiungimento del regime unitario, di cui parlerò brevemente fra breve. Nel 2000, una delle predizioni importanti dell'equazione di Gross-Peteyski, che è la formazione di vortici quantizzati, cioè che trasportano una unità di H tagliato nella quantità di moto, del momento angolare, scusate, fu realizzata nei laboratori della Scuola Normale di Parigi, di Gila e dell'MIT. Questa è una sequenza molto bella di vortici che possono essere controllati e realizzati sperimentalmente. Il tempo stringe un po' troppo, ma insomma mi rendo conto. Questo è un altro esperimento fondamentale che fu realizzato a Monaco, però basato sui lavori teorici sviluppati da Soller e a Innsbruck, e che ha permesso di far vedere come l'interazione in presenza di potenziali periodici molto intensi può produrre nuovi stati della materia e dar luogo alla cosiddetta transizione superfluida isolante. Un campo importante che fu aperto inizialmente da Firenze e che poi si è sviluppato, è tuttora uno dei campi in più grande sviluppo, è quello delle miscele quantistiche, in cui atomi di tipo diverso possono dar luogo a configurazioni quantistiche nuove, e in particolare questo è stato il primo esperimento in cui atomi bosonici e atomi fermionici coesistono e grazie all'interazione tra di loro è stato possibile anche dar luogo a nuovi meccanismi di raffreddamento. Questo lavoro poi è stato seguito subito dopo, nel 2003, dalla prima realizzazione della condensazione di Bose-Einstein nei sistemi fermionici,
Quindi coppie di atomi fermionici formano delle coppie tipo coppie di Cooper e queste possono condensare e dar luogo alla condensazione di Bose-Einstein. Effetti Josephson, le forze di Casimir-Polder che sono il frutto anche di una collaborazione che ho desiderato menzionare qui perché ha coinvolto direttamente il nostro gruppo di Trento. I vortici quantizzati nei sistemi fermionici, questo è l'esperimento che ha dimostrato che i sistemi fermionici realizzati in questa maniera sono superfluidi. L'assenza di viscosità nei sistemi fermionici, questo è un esperimento fondamentale fatto dal gruppo di Kettle all'MIT. I fenomeni importanti della localizzazione di Anderson e del ruolo del disordine nei gas atomici fu realizzato praticamente in maniera parallela con tecniche diverse nel gruppo di Firenze e nel gruppo di Alain Aspect a Orsay, e qui si vede che a seconda del grado di disordine che viene introdotto nel sistema, gli atomi invece di espandere, dopo aver rilasciato le trappole, rimangono localizzati proprio perché c'è questo fenomeno di localizzazione tipo Anderson. Poi nel 2008 ci si è aperta la strada sulle interazioni dipolari. Purtroppo non ho molto tempo da dedicare a questa sequenza. 2009 il gruppo di Greiner all'Harvard ha fatto dei passi fondamentali nella manipolazione dei singoli atomi in questi sistemi ultrafreddi, quindi realizzando il primo microscopio quantistico fatto con i gas atomici. Altra direzione importante è stata la produzione di vortici mediante campi artificiali di gauge. E quindi tramite tecniche laser è possibile realizzare in questi sistemi le configurazioni che si hanno in un sistema di riferimento non inerziale. E questo produce dei vortici. Questa è una direzione molto interessante che sta aprendo molte nuove direzioni. E poi abbiamo le transizioni nella superfluidità fermionica, le transizioni in due dimensioni della cosiddetta transizione di Berezinski-Kostolev-Staunitz in due dimensioni. E qui appunto volevo anche accennare al fatto che grazie alle tecniche di intrappolamento fatte con reticoli ottici, è possibile generare sistemi con dimensioni diverse, da 3 a 2 a 1 dimensione, e studiare nuovi campi di direzione. Propagazione del second sound nei sistemi fermionici, le generazioni di difetti quantistici mediante transizioni di fase tipo Kibble-Zurek, fenomeni tipici della materia condensata, come i plateau che si hanno nella conducibilità quantistica degli atomi freddi, fenomeni di localizzazione a many body, un nuovo campo di ricerca che è nato alcuni anni fa e che adesso è in grande espansione per le sue rilevanze importanti dal punto di vista anche fondamentale e teorico, le simulazioni della radiazione di Hawking fatte con i condensati di Bose-Einstein, questo è sviluppato nel gruppo di Steinhauer in Israele. La realizzazione di dimensioni sintetiche oltre le dimensioni usuali tramite introducendo il grado di libertà di spin come ulteriore dimensione rispetto a quelle più tradizionali. E poi da ultimo uno sviluppo di cui volevo dedicare 2-3 minuti, ma il nostro CERN mi dice che non c'è la possibilità, che riguarda gli sviluppi più interessanti sulle interazioni dipolari, quindi atomi che hanno proprietà di interazione che a long range e anisotropa producono fenomeni interessantissimi, tra i quali voglio menzionare la supersolidità, che è una delle nuove scommesse che la fisica atomica
sta proponendo, ed è proprio un sistema molto attivo. Tra l'altro in Italia noi abbiamo parecchie collaborazioni tra gruppi di Trento, di Pisa e di Firenze proprio su questo tema. Quindi la supersolidità è un sistema in cui i fenomeni superfluidi e i fenomeni cristallini possono coesistere. È un fatto assolutamente non intuitivo, che fu predetto da Leggett negli anni 70 con la speranza di poterlo osservare nell'elio solido, ma tutti i tentativi nell'elio solido sono falliti, mentre è possibile adesso realizzarli in un gas, e in particolare un gas può comportarsi al tempo stesso come un superfluido e come un cristallo. E questo, non ho tempo per andare avanti, questa è una delle immagini più belle che c'è che esprime questo concetto. E la conclusione principale di questa mia presentazione è che la condensazione di Bose-Einstein è emersa come un campo fondamentale di ricerca per studiare i fenomeni quantistici a livello many-body. E questo è un campo in crescita enorme che di cui le previsioni future sono difficili, perché ogni anno nascono nuove idee, nuovi sviluppi, e ci sono circa un centinaio di laboratori in tutto il mondo dove si fanno queste ricerche, ci sono parecchie migliaia di ricercatori, sia sperimentali che teorici, impegnati in questa direzione. Tra gli argomenti rilevanti, per esempio, sono la supersolidità in due dimensioni, come i vortici possono coesistere con un cristallo, la natura non abeliana dei campi di Gage, le simulazioni quantistiche, questo è un campo enorme di cui ho appena fatto qualche accenno, i fenomeni di entanglement e altri fenomeni quantistici importanti. Vorrei concludere farvi vedere un'immagine del gruppo di Trento. Questa non è un'immagine recente, è del 2019, però è l'ultima immagine prima della pandemia in cui Lev Piteyevsky compare insieme al gruppo, perché poi dopo con la pandemia e con le sue malattie purtroppo è scomparso dalla nostra comunità. E con questo ringrazio per l'attenzione. Grazie Sandro per questa bella introduzione a questi fenomeni quantistici macroscopici. Abbiamo tempo solo per una domanda velocissima e una risposta velocissima. Allora, ti faccio una domanda io velocissima di storia. È molto interessante quello che dicevi, che la condensazione Bose-Einstein è stata predetta da Einstein nel 24, ma dato che la teoria ormai moderna ritiene che la condensazione Bose-Einstein avvenga nei superfluidi, nell'elio superfluido e nei superconduttori, hai un'idea di quando è stato Einstein stesso o quando è stata identificata la condensazione Bose-Einstein con la superfluidità o conduttività? Allora, il lavoro di Einstein, anzi mi dispiace di non averlo fatto vedere, perché recentemente all'Università di Leida è stato scoperto il manoscritto originale di Einstein, cioè di Einstein si conosceva il lavoro pubblicato ovviamente, ma non il manoscritto che contiene tutte le sue note scritte a mano sulla prima versione del testo. E in questo lavoro compare per la prima volta la parola condensato, quindi è stato introdotto da Einstein, perché il condensato avviene sulle particelle massive, cioè quindi con gli atomi, quindi la condensazione di Bose con i fotoni non esiste, però il concetto di statistica di Bose esiste ovviamente. Dopo questi lavori ci fu un periodo in cui la gente non si è occupata tanto, ma il lavoro fondamentale che ha dato input al collegamento con la superfluidità è stata la scoperta della superfluidità, che fu fatta da Capizza nel 37, se non sbaglio,
e fu subito seguita da alcuni lavori importanti che cercarono di mettere in luce il fenomeno della superfluidità osservato appunto da Capizza con la condensazione di Bose-Einstein e stime basate in maniera molto semplice riuscirono a individuare la temperatura di transizione in maniera abbastanza precisa. Subito dopo la teoria della supersolidità, della superconduttività fu emersa con il lavoro di Bardeen, Cooper e Schiffler e allora si riuscì a collegare anche il fenomeno della transizione superconduttrice con il fenomeno della condensazione di Bose-Einstein delle coppie di Cooper. E da quel momento in poi, quindi la fisica dei superconduttori e la fisica dei superfluidi si è sposata con la ricerca del fenomeno della condensazione di Bose-Einstein in maniera più diretta e più esplicita, cosa che occupò all'inizio i ricercatori dell'elio superfluido principalmente. E poi a partire dagli anni 90 i fisici atomici, dove la condensazione di Bose-Einstein si osserva in maniera diretta e molto, molto chiara ed evidente. Va bene, grazie. Com'è? Il laser. No, il laser è sicuramente un effetto di coerenza, ma non un effetto di superfluidità. Per la superfluidità è fondamentale avere l'interazione. Tant'è vero che oggigiorno ci sono la radiazione elettromagnetica nei materiali viene descritta in termini di interazione tra la luce e la materia stessa e quindi si ha un'interazione indotta tra i fotoni e quindi a quel punto anche il laser comincia a entrare nel ruolo della condensazione di Bose-Einstein e della superfluidità.